Ed eccoci qua ragazzi, bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo nuovamente su Assassin's Creed Syndicate, pronti per svolgere una nuova missione di Jacob. Visto che l'ultima volta ci siamo salutati con Ivy, e questa è l'ultima zona in cui ho dei salvataggi da fare. Cioè, tipo dei quartieri come potete vedere. E qui andiamo a svolgere la missione di Jacob. Giochi politici. No, ehi. Iniziamo coi bug. Balzo della. Ma è fra che fa così? Senti, ciccio. Così. Olè! Oh, da quanto? Poi siamo in pieno autunno qui, eh. Jacob Fry. Che hai fatto danni alla Banca d'Inghilterra? E come sempre la sorellina Ivy, che potrebbe bombarsi Greeny, ma non può farlo per colpa del fratello. L'ora esatta colpisce ancora. Va bene, B. Chi sei e cosa hai in mente? Cos'è, spionaggio? Tanto quello è l'inserviente che pulisce. Devo fare così, hop, hop. Cioè, più che purtroppo, fortuna che c'ho il lanciacorda. Oh, il mio vecchio amico, il signor Disraeli. Bene, primo ministro. Chi vi sta per accoltellare alla schiena? Il Corrupt Practices Bill è un passo chiave per la riforma del governo. Se il partito di maggioranza può condizionare i risultati delle elezioni Dumia, non potremo mai essere liberi. Ma se chiediamo i nostri diritti ai tribunali, nemmeno così saremo liberi, signore. Mi devo guardare un po' attorno perché poi il statuto sta arrivando. Tanto indegne. Non lo tollero. Allora dovrò Ok, fatto. alla necessità. Buonasera, signore. Eccolo qua, Benjamin B. Dovrebbe essere B. B, suppongo. Ehi, corri, corri, corri. Ti ho preso. È un piacere conoscerti. B.
chiamo Herbert. Eh? Allora perché seguivate il primo ministro? Per lavoro, signore. Un tizio mi ha pagato per... Oh cacchio, che è stato? Brutta bastarda. Oh, mi stava dando delle informazioni, ma sei veramente trota. Adesso vedrai cosa succede. Oh dai, Jacob, però che cacchio, gli hai dato vantaggio. Via. Presa. Dormi? Oh, veglia. Per la miseria. Da dove arrivi? Beh, sono di Crowley, se lo vuoi sapere. Tu per chi lavori? Non so il nome. Un vecchio. Barbuto. Indossava un uniforme. Ussari, forse. Qual è il piano? Pietà, mi ucciderà. Un volo dal terzo piano ti lascerà storpia e buona per l'ospizio, invece da lui puoi scappare. Domani! Attaccheremo la carrozza del primo ministro mentre va in Parlamento! Ok. Perfetto. Grazie mille. Eh beh, non li ho potuti evitare, porca miseriaccia, raga. Ora abbiamo sbloccato un nuovo equipaggiamento. Tu hai paura, vero? Allora fai così, vai lì. E noi adesso andiamo a fare una bella... Siccome è un po' che non giochiamo, pensavo di fare una cosa di questo tipo, ragazzi. Qui essendoci un'altra missione di Jacob... di ritrovarci direttamente lì. Eccoci arrivati. Guardia del corpo. Ecco. Per questa puntata ce ne subiamo due di sigle dell'ora esatta. Oppala! Che cosa significa? Chi diavolo siete? Primo ministro, sono la sua guardia del corpo, Jacob Fry. Non sapevo di una nuova guardia del corpo. Chi è il tuo comandante? Lascia parlare il ragazzo, Daisy. Daisy? Signora, mi scuso, ma c'è una minaccia alla vostra vita. E la polizia ha deciso di agire in fretta. Minaccia? Quale tipo di minaccia? Questa, signora. Scusate solo un momento. Via.
Orissa. Nel pieno pomeriggio uccidere questi. Boom, bitch. Insomma, ma che cosa sta? Non così in fretta, eccellenza. Oh oh. Ma non li avevo uccisi tutti? No, cavolo. Il primo ministro è stato pigliato. State tutti bene? Siamo così. Vi togliamo la vita, signor Fry. Ci scommetto la testa. Faccio diventare anonimo se mi stanno tutti addosso. Oh, ha fatto una strana manovra. Ce l'abbiamo fatta. Maledetto Gladstone, è dannato, pagherà per questo. Grazie. Cosa intendete fare con Gladstone, ragazzo mio? Vi assicuro, signora, che Gladstone non c'entra. Ma ha provato a uccidere mio marito? Beh, indagherò su Gladstone. Ma forse potete aiutarmi voi, signora. Cerco un uomo vicino al Parlamento. Vecchio, uniforme da cavalleria e grossi baffi. Sembrate un tipo rude e pronto all'azione, signor Fry. Beh, sì, lo sono, davvero. E conoscete i quartieri più poveri della nostra città? Certamente. A quanto pare la moglie del primo ministro è una milfona. Ci sta provando con Jacob. Visitare il Devil's Acre. Se voi mi scortaste, poi sarei felice di aiutarvi nelle indagini. Sembra una fantastica idea. Allora è deciso. Venite pure a Downing Street domani sera alle 8 precise. Buona giornata, signor Fry. Ma io... Buona giornata, signor Fry. Politici. Va bene ragazzi, io direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E alla prossima.